Allora, ragazzi, siamo di fronte alla recensione del nuovo album dei Gizmodrom, nuovo live, primo live di Gizmodrom ufficiale su vinile e anche su CD. Gruppo che, super gruppo che racchiude Vittorio Cosma, Mark King dei Level 42, Adrian Belew dei King Crimson e Stuart Copeland dei Police. Quando uscì l'album in studio, qualche anno fa, mi colpì un attimo di sorpresa perché mi aspettavo una cosa un po' più commerciale, cosa che invece non era. Era un album di quasi di alternative, di prog, un disco molto interessante. Invece, in questo live, la band si scatena letteralmente. Possiamo descriverlo come veramente un disco fra funk, progressive e musica di ricerca. Non lo chiamo alternative rock perché alternative rock mi dà fastidio, musica di ricerca. Un quartetto che elabora anche cover dei King Crimson e dei Police in maniera spaventosa. Cioè, io non me ne sarei mai aspettato in vita mia di sentire Mark King alle prese con pezzi quasi zappiani. Devo dire sì, un gran bel disco, un gran bel concerto, quattro grandissimi musicisti che sanno arrangiare, sanno suonare, su questo non avevamo alcun dubbio. Un disco che probabilmente passerà sottovoce, non se ne accorgerà nessuno, ve lo diciamo noi. Dovete assolutamente ascoltarlo. Il doppio vinile ha una scaletta, che adesso la Fefè vi farà vedere, molto 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 interessante. Ma scordatevi completamente il discorso relativo alle cover, perché qui vengono completamente trasformate. Un live stupendo, voto 7,5, disponibile su doppio vinile e doppio CD. Ovviamente è di F-Point 1, che saremmo noi, vi dicono prendetelo, ne vale veramente la pena.